tocco appena. Sentite che si sporca. Ultima cosa, secondo me in realtà la più interessante di tutto il video, la lascio alla fine apposta. Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto in questo video che è la continuazione di un video di qualche settimana fa. Vi avevo fatto vedere dei regali che tutti i chitarristi vorrebbero ricevere e c'era anche l'e-bow, cioè l'archetto elettronico. E vi ho chiesto se volevate un approfondimento proprio su questo strumentino che è fighissimo, vi permette di fare delle cose veramente uniche. E mi avete detto, sì dai Ale, facci ascoltare. Perfetto, eccoci qua. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa fa l'e-bow. Allora, noi conosciamo il suono della chitarra. Io suono, speriamo che non caschi, magari lo appoggiamo qua. Qua suono. E il suono della chitarra piano piano va a morire, perché è così che è strutturata la chitarra. Io accendo l'e-bow, lo appoggio qua e ottengo un suono infinito. Ok, non c'è nessun effetto, non c'è nient'altro, questo è giusto per farvi capire quello che fa. Dopo andiamo ad aggiungere un pochino di effetti e anche queste fascettine che ci aiuteranno a suonare in maniera più pulita per ottenere delle sonorità veramente uniche. Ma prima di tutto, come sempre, sigla! Questo ve lo dico un video da divano, godetevelo tutto dall'inizio alla fine, perché ci sono tante cosine sparse qua e là, me lo sono scritto in maniera da renderlo, penso e spero, interessante dall'inizio alla fine, dando ad aggiungere sempre più elementi. Allora, innanzitutto, vediamo, diciamo, tutorial, no, innanzitutto non è vero, innanzitutto iscrivetevi al canale se vi va, perché tanti di voi io lo vedo che guardano i video ma non sono iscritti perché c'ho le statistiche, quindi iscrivetevi al canale con campanellina, prima cosa. Seconda cosa, vediamo proprio tutorial base su come funziona, come si utilizza, senza entrare nel tecnico, la calamita, che fa muovere, chi se ne frega. Quello che dovete fare è semplicemente, da un lato, accenderlo e poi vi spiego le modalità che ha, però chi se ne frega al momento. Poi lo appoggiate sulla vostra chitarra con la corda che volete far vibrare sotto al centro della slitta. Ve lo faccio vedere da qua, vedete che c'è questa corda centrale, quindi quella del Sol, che sta suonando. Apriamo magari anche il volume. La corda del Si è stoppata da questa parte qua della slitta, l'altra stoppa quella superiore, quindi insomma quella del Re. Fine, molto semplice. Vi faccio notare che c'è un controllo del volume integrato, cioè io praticamente apro tutto il volume della bellissima Angstrom H3 che sto utilizzando, anche questa ve la linko in descrizione ragazzi, una chitarra stupenda. Dicevo, vado a avvicinarmi al pickup al ponte, che è quello che sto utilizzando in questo momento, e sentite quanto aumenta il volume. Notate che quando la lucettina arriva, vedete il LED, proprio quello qua, quando arriva a puntare sul pickup abbiamo un volume massimo. Questo ci permette di andare a controllare quanto volume abbiamo in ogni momento. Questa è la prima modalità, dietro c'è uno switch. Passo sulla seconda e sentite quanto cambia. Ci siamo spostati su di un'ottava. Modalità 1. Questa è la 1. Cambio. Modalità 2. Quindi si va in su. È un po' il suono che si ottiene, per intenderci, quando ci si mette davanti all'amplificatore ad altissimo volume con la distorsione e la chitarra inizia a fischiare. Ed è quella la figata, perché noi stiamo simulando un po' quel tipo di sonorità infinita, che è uno dei modi appunto per ottenere questo suono. Però raga, che volume bisogna fare? Non va bene. Tra l'altro notate che io sto utilizzando l'ampli impulito. Non c'è niente. L'ampli in clean e direttamente l'e-bow che introduce da solo questa distorsione, non so neanche bene il perché, però è proprio il suo suono che è questo. Cosa dobbiamo fare per renderlo più interessante? Ci sono innanzitutto, c'è un discorso da fare sulla sui effetti da aggiungere. Io ho voluto scegliere due effetti molto semplici che di nuovo sono linkati in descrizione, li trovate su strumentimusicali.net, e sono il Fluorescence di TC Electronic, che è un riverbero pensato un po' per l'ambient, e ve lo faccio sentire, questo è senza, questo è con, ha questa specie di shimmer dietro. E poi c'è l'Echo Brain, che è un delay che si rifà vagamente l'Ecorec, insomma non mi metterei a paragonarlo direttamente, però li ho scelti perché costano poco e vanno bene per fare questo tipo di ambienti. Se io ora suono senza i due effetti, esce fuori questa roba qua.
li accendo entrambi e questo è il suono che ci aspettiamo tutti. Questo è il suono che ci aspettiamo tutti con una con un grande ambiente dietro, perché quello che deve fare sostanzialmente l'Ibow è creare un qualcosa di molto molto spaziale, cioè per forza di cose. Ve lo faccio ascoltare adesso su una basettina, così vedete cos'è che salta fuori. Sentite quanto è, quanto è aperto, mamma mia che bello. È proprio apertissima questa sonorità. Vado a prendermi più volume e poi lo abbasso spostandomi indietro. Mi prendo il volume, stacco tutto. Passiamo all'altra modalità, quindi la modalità 2. Sposto di qua. Questa è la mia prefe. Mamma mia, quanto è bello! Bellissimo. Ora, quello che magari avete sentito qua e là è che c'era un po' di sporcizia. Ed è a questo punto che entrano in gioco i fret wraps, che sono una cosa che solitamente si usa maggiormente per suonare puliti sulle cose super tecniche, per intenderci. Quindi vogliamo fare i rocchettari metallari, mettiamo il fret wraps, che sostanzialmente è come fosse un piccolo elastico che andiamo a mettere sulla nostra chitarra. E quello che fa è scorrere innanzitutto e poi stoppare tutto lo strumento. Infatti solitamente si usa se volete fare magari con la distorsione. Insomma, quello che fa è togliere qualunque impurità, per così dire, perché le altre corde sono tutte stoppate. Ci può venire in aiuto perché nel momento in cui non lo andiamo a stringere troppo, la corda che ci interessa continua a suonare. Ma le altre? No. Le altre non suonano più, quindi a questo punto puliamo tantissimo, tantissimo il playing, perché quello che può fare un pochino l'Ibow è creare dei suoni che non ci piacciono. Poi tra un attimo vi spiego anche come sfruttarli, quei suoni lì, perché si possono fare delle cose carine. Però risuono un attimo sulla base di prima, sentite com'è tutto più clean. Tutto decisamente più pulito, c'era soltanto la nota che ci interessava. Quindi l'insieme che sto utilizzando è H3 con il pickup al manico. Vi consiglio di usare l'Ibow con il pickup al manico, puntando la lucina contro il pickup al manico e basta, perché è il modo più semplice, quello in cui insomma solitamente si utilizza in effetti. Poi fret wrap per quanto riguarda appunto lo stoppaggio di tutte le note indesiderate. Per quanto riguarda delay e riverbero, ve lo ripeto ancora, fluorescence e echo brain sono due sono delay e riverbero veramente molto molto easy da utilizzare, non c'è niente di particolare. Vi ricordo assolutamente prima il delay e poi il riverbero, non il contrario, perché si usano così sostanzialmente, e ampli impulito. Questo è tutto quello che vi serve, il resto è la vostra inventiva. Vi faccio ancora vedere un attimino un trucchetto, un paio di trucchetti per innanzitutto cambiare corda, perché è la cosa un po' più complicatina con l'Ibow, e poi come ottenere delle sonorità premendo
con il, quindi sporcando il nostro suono con l'eBow. Perché voi quello che dovete fare con l'eBow è semplicemente andare ad, mi metto magari a fuoco la parte giusta, eccoci qua, dicevo, dovete andare solo ad appoggiarlo sopra, cioè non c'è da fare questo tipo di pressione. Voi dovete semplicemente aprire il volume della chitarra, ok. Questo non serve perché ovviamente andate a stoppare tutto, quindi appoggiate e basta. E poi vi andate a beccare il volume che vi interessa, come vi spiegavo, muovendovi in orizzontale. Vedete che è proprio una slittina. Man mano che vi spostate aumenta il volume. Ok, detto questo però, ci sono un po' di cose interessanti secondo me da dire sul cambio corda, e vi faccio di nuovo vedere da vicino. Sul cambio corda quello che viene da fare è questa roba qua. Cioè come fosse un plettro, lo muovo, balzato ragazzi, per forza di cose. Questo leggero buco che sentite viene tolto nel momento in cui aggiungo gli effetti. Ecco, quindi non fate questo movimento, ma fatelo saltellare, perché altrimenti sporcate tutto. L'ultima cosa particolarmente interessante che vi posso dire, oltre ovviamente di lasciare sempre gli effetti accesi quando suonate, come ho detto appunto poc'anzi, dicevo, l'ultima cosa, l'ho lasciata alla fine, perché è la più interessante di tutte, quindi ve la beccate a fine video, una volta che avete capito veramente com'è che funziona. La cosa più interessante è sporcare il suono come se fosse una chitarra straziante, una chitarra che piange, perché quello che permette di fare questo oggettino qua è di avere o delle chitarre eteree e super super morbide, oppure delle chitarre proprio che piangono. Ve la faccio sentire su una base simile a quella di prima, ma in minore, quindi un pochino più straziante appunto, e con degli effetti, non quelli che sto utilizzando adesso, ma li metto dal computer in stereo, così apre ancora di più il panorama sonoro e vi fa sentire davvero come può suonare l'eBow, ma in un contesto che solitamente non si può fare, perché vi servirebbero due amplificatori in sostanza, o comunque un sistema un po' complesso. Quindi è una cosa ancora più in là, però ci tenevo a farvela sentire. Sentite quanto diventa straziante il tutto. Tocco appena, sentite che si sporca. È quella di avere proprio questa sonorità che si sporca appena appena. Salto di corda. Questo tipo di suono qua non si può ottenere in nessun altro modo sulla chitarra, a meno che mi venga in mente. È una sonorità veramente strana, sporca, assolutamente straziante secondo me, che utilizzato in un contesto corretto è una figata pazzesca. Vi ho detto, è uno strumento che secondo me non può mancare, perché è uno, come dire, la nostra chitarra è un'estensione della nostra mente, di quello che vogliamo comunicare, e ci sono delle cose dentro questo strumentino qua che sono solo dentro questo strumentino qua, non c'è alternativa. L'unico modo per tirar fuori questo tipo di sonorità è sto coso qua. Poi ci sono delle cose simili, ma queste qua escono solo fuori dall'eBow, ed è per questo che vi consiglio alla grande di prenderlo. Non costa neanche così tanto, lo prendete una volta, dura forever, non fate come me che l'ho prestato e non mi è più tornato indietro, poi ho dovuto prendere un altro. Però detto questo, appunto, è uno strumento fantastico, io ve lo consiglio alla grandissima, perché secondo me è uno strumento che poi vi trovate nel tempo, e che una volta che vi serve avere una chitarra che fa, per dire, questo, mentre il brano va, e basta, avete un brano che fa do maggiore e fa maggiore. Fa
essere una chitarra in più. Non sapete che questo è un po' banale. Avete fatto un pezzo con questo, ed è questa la figata, non c'è modo altrimenti di fare questi suoni qua. Se vi piace lo trovate linkato in descrizione. Spero più che altro però di avervi portato una cosa bella, nuova, che sicuramente sul canale non sarà ancora visto, anche se io lo utilizzo con piacere. E niente, spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Come sempre vi mettete mi piace, iscrivetevi, campanelline, quelle robe lì. Grazie come sempre a strumentimusicali.net perché mi mandano tante cose belle, tra l'altro anche questo che chiudo così, c'è anche leopardato che mi sembra, guardate che carino, guarda, bello tamarro, comunque c'è di tanti colori, vi linko anche questo in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ciao Peppe, ciao.